Ma come preannunciato, spazio al tennis per presentare l'inizio del campionato maschile di Serie C, una sorta di Serie A regionale con lo scudetto in palio. C'è un unico sito di riferimento qui in Campania che tratta il tennis. Come si chiama? Spaziotennis.it. Vado a salutare uno dei redattori, che peraltro è anche un ottimo tennista, Antonio Iannone. Ciao Antonio, ben trovato. Ciao Silver, buonasera a tutti. Bene, bene. Ti sei allenato o no? Questa è la premessa. Poi dopo parliamo del resto. La pioggia oggi ce l'ha impedito, però... Vabbè, almeno sei andato a correre, no? Questo sempre. Bravo, bravo. Allora, caro Antonio, visto che tu sei uno dei ragazzi più attenti alle dinamiche del tennis regionale, Spazio Tennis ha già riportato tutti i resoconti, dai tornei giovanili a quelli di terza categoria che sono in svolgimento, però l'attenzione di tutti gli appassionati è rivolta a quanto accadrà domenica, perché si parte con la Serie C maschile. Sì, tutti i giocatori e non che saranno impegnati domenica, siamo in fibrillazione, diciamo, come ben detto tu, è come una serie calcistica per noi, e domenica tutte e quattro le squadre che secondo me sono le favorite partiranno con un turno di riposo. E si tratta nell'ordine del team Mavino. A proposito, mi fermo un attimo Antonio, perché voglio salutare l'ottimo Enrico Fioravante che ci sta ascoltando, uno dei giocatori più importanti, anzi il più forte in assoluto della nostra regione. Lui difende i colori del team Mavino che riposerà. Sì, è come se fosse un po' la Juventus della Serie C del tennis campano, possiamo così definirla. L'anno Mamma scorso... mia, sai come sarà rammaricato Fioravante per questo accostamento alla Juve. Vabbè, però come valori ci siamo. Come valori, sì. Sì. Loro riposano, invece il turno cosa prevede? Il turno prevede inaugurale? Riposo anche per il tennis Club Petrarca nel girone 1, che quest'anno punta anche lui alla Serie B con l'acquisto di due spagnoli. Di chi si tratta? Di Sergio Martos Gornes e Jorge Araujo Martinez, con classifica ITF, ATP, e di Antonio Luise. Ah, benissimo, benissimo. Quindi riposo per Team Mavino e Petrarca. Veniamo un po' agli accoppiamenti. Dimmi un po' come si gioca, dove si gioca? Allora, nel girone 1 si gioca nella provincia di Caserta con il tennis Ercole del maestro Martellotta, che ospita il centro tennis Olimpia di Marigliano, e il gruppo tennistico sammaritano di Santa Maria Capua Vetere, sì, con il San Marco Sporting Club di Scisciano. Diciamo così, provo a sbilanciarci, pronostici che dovrebbero essere favorevoli alle due casertane, Ercole e Sammaritano. Sì, secondo me sì. Mentre nel girone 2 riposa un'altra buona squadra, che è quella dell'Equipe Lucioli, sì, che si sfidano ad Agropoli, Tennis Agropoli e Sporting Briano. Sì. Mentre al Tennis Club Vanna arriva il Tennis Club Caserta. Ah, bene, bene, bene. E questo qui, solo questo prevede la prima giornata di domenica? Questo è il girone 2, mentre nel girone 3 abbiamo detto che riposa il team Avino. Sì. E ad Afragola si sfidano Accademia Tennis Afragola e il Tennis Club Napoli. E sui campi del Tennis Club Averno arriva il team Boscatto 2. Sì, la squadra di Massimo con i suoi ragazzi. Riposa il Poseidon Sporting Club e si sfidano a Torre Annunziata il Tennis degli Amici e il Tennis Villa Ricca. Sì. E infine a Casoria il Tennis Ateneo ospita il Tennis Junior 24. Perfetto, perfetto. Questo è il programma di giornata per Enrico Fioravante, il team Mavino. Ci sarà un bel impatto, un bel esordio, perché nella seconda giornata Enrico tornerà al Tennis Club Napoli, quindi giocherà laddove è cresciuto, laddove ha vinto una marea di partite, laddove si è difeso anche con i denti nei tornei internazionali Challenger organizzati annualmente al tennis in villa, laddove anche il nostro Iannone trascorre un po' di tempo, no? Tennistico. Sì, sarà una sfida interessante ancora di più per questo particolare. Benissimo. Ci sono molti amici che aspettano il ritorno di Enrico, anche se da avversario, e molti soci. Perfetto, perfetto. E noi seguiremo quella partita, così come incominceremo domenica a prendere atto dei risultati. Vi ricordo ancora una volta spaziotennis.it per sapere davvero tutto sul tennis regionale, con le varie iniziative editoriali legate alla televisione, alla radio e anche al giornale, al quotidiano Roma del direttore Antonio Sasso, che ospita settimanalmente il mercoledì la pagina dedicata tutta al tennis. Antonio Iannone, se non hai un dritto al volo da propormi per salutarmi, io direi che va bene così.
Va benissimo così, grazie Silver per la possibilità. Grazie a te e buon lavoro. Salutiamo Antonio Iannone di spaziotennis.it.